In questa seconda puntata ci siamo avvicinati fino alla Piazza dei Tori, dove oggi si festeggia con una corrida la festa di Valencia. Perciò vogliamo sapere che opina la gente al rispetto, se è per loro un maltrattamento animale o invece una tradizione popolare che si deve mantenere. Andiamo a chiedere alla gente, state attenti. Oggi è la festa di Valencia e la Piazza dei Tori si prepara. È quasi ora di cominciare. I cavalli si allenano, i camerieri servono i primi caffè. La gente arriva, entra. Altri fanno la coda per comprare gli ultimi ticket. Con la musica comincia lo spettacolo. Il 9 d'ottobre, giorno della comunità valenciana, si commemora la conquista della città delle mani arabi per Jaime I e per festeggiarlo si fanno alla piazza delle corride dei tori. E spiegare una corrida dei tori è un compito molto difficile perché si tratta di uno spettacolo che è molto diverso da tutti gli altri. Alle corride ci sono sempre tre toreri che toreano sei tori, due ognuno. I toreri realizzano la sua faena secondo la sua antichità. È molto interessante aggiungere che la maggior parte di questi toreri sono pure allevatori di bestiame, soprattutto dei tori di Lidia, che sarebbero quelli che vanno alla piazza dei tori. In più, si considerano se stessi amanti degli animali e vedono la figura del toro come la rappresentazione nazionale della forza e coraggio, rendendoli colto attraverso la tauromachia. La gravità è motivo per depenarlo di abuso animale o di maltratto animale. Si deve al ruolo del toro. Durante la lidia, corrida, il torero prova a ferire l'animale per poter devitalizzarlo, fino a picchiarli con la spada nell'ultima parte. Durante tutto il processo, il toro prova di sopravvivere e continuare difendendosi, anche se il numero di feriti che i suoi nemici gli hanno aperto gli faranno esalare il suo ultimo respiro. Per il toro non c'è una seconda opportunità. Quando entra dentro la piazza deve essere ammazzato. Dopotutto la gente è chi decide. Si considerano la faena è stata buona, gli offriranno al torero un orecchio del toro o persino la coda, come ricompensa per il suo lavoro dentro la piazza. Pues que me gustan los toros. ¿Por qué? ¿Podría explicarse? Pues porque vienes a los toros, pasas una tarde bonita, disfrutas y ves el toro nacer y morir. Las corridas de toros nacen para eso. El toro nace para eso. Pero no tutti pensano le corride di toro sono un arte. Estamos aquí por algo mucho más importante, para repudiar un espectáculo cruel e inhumano. Porque estamos aquí porque somos la voz de todos los animales maltratados y de todos los animales esclavizados. Respeto que sea una tradición y respeto el papel de los toreros y que quieran realzar la figura del animal, pero no estoy de acuerdo a la hora de hacer las corridas, pues considero que los animales no pueden decidir sobre sí mismos y veo que durante lo que es la corrida al animal se le hace sufrir mucho y en cambio otros festejos como pueden ser los baus al carrer o los recortes que hemos visto esta mañana, pues la fiesta es de otra manera y el animal no sufre. Los recortes sarebbero anche un'altra festa dedicata ai tori, ma in questo caso la finalità non è quella di dargli morte. I recortatori corrono verso il toro per fare piruette intorno a lui, saltarlo e fargli giri molto pericolosi che dimostrano la sua competenza. È sicuramente un bel modo di far conoscere la grandezza di questo animale senza fargli nessun male. Speriamo di vedere un bel spettacolo, però è molto crudele. Molto macabro, da come abbiamo visto.
ci aspettavamo qualcosa di meno crudele, come ho detto. Allora non vi è piaciuto? No, sì, ci è piaciuto, solo che... Troppo violento, troppo... I tori soffrono troppo. Sei tori, sei morti. La polemica è servita. Ora tocca a voi dare la vostra opinione. Potete commentare sul nostro sito web o sulla pagina di Facebook. Ci vediamo nel prossimo programma.